Il progetto Udimus nasce come ideazione all'interno del gruppo di lavoro che fa capo ai Civici Musei di Udine. Si tratta di una realtà civica plurima che raccoglie tutto il patrimonio artistico e storico cittadino in una serie di collezioni di estremo interesse. Essendo una realtà così stratificata, era necessario anche moltiplicare i canali attraverso i quali comunicare questo bene preziosissimo che costituisce il patrimonio artistico cittadino. Ecco che allora abbiamo pensato che accanto al sito e alle pagine social facenti capo appunto ai Civici Musei fosse necessario sviluppare una piattaforma, una web TV quindi, che fosse in grado di offrire risonanza agli argomenti e comunque di approfondimento legati proprio all'attività museale. L'idea di ricorrere ai contenuti audio-video per comunicare il patrimonio artistico cittadino è legata al fatto che si rappresentano un canale molto più diretto di comunicazione con le persone. Questo permette anche di differenziare il pubblico da raggiungere. Naturalmente puntiamo molto sulla curiosità, soprattutto per raggiungere i target di pubblico più giovani. Oggi la piattaforma viene regolarmente aggiornata con nuovi contenuti audio-video relativi alle iniziative che mettiamo in campo. Anche in campo culturale diventa fondamentale poter immaginare il futuro. La piattaforma Udimus è sì un prodotto dei Civici Musei di Udine, ma si appresta ad aprirsi anche ad altre realtà, non solo regionali. È fondamentale che realtà come quelle del progetto Udimus, nate in un contesto relativamente piccolo, possano contare sul sostegno dell'Unione Europea e dei finanziamenti che questa eroga regolarmente. Sono progetti che nascono piccoli ma hanno l'ambizione di crescere e solo con l'aiuto e il sostegno dell'Unione Europea questo sarà possibile.